sono operazioni di servizio che facciamo normalmente. Quello in particolare è stata una cosa eccezionale perché si trattava di persone in difficoltà, perché il motore è andato in avaria, era praticamente andato a fuoco, e col tempestivo impegno anche dei miei colleghi, coordinato da me, praticamente siamo riusciti a farli scendere, metterli in sicurezza, magari qualcuno anche al pronto soccorso. Devo ringraziare i vari passeggeri che in tutti questi anni ho conosciuto e che mi hanno votato e che mi hanno dato modo di vincere questo premio. Il miglior agente di polizia municipale ed il miglior tassista dell'anno. È giunta la terza edizione il premio Welcome to Napoli, nato da un'idea di Federalberghi Napoli che insieme con il Comune di Napoli intende valorizzare il lavoro di pubblica utilità svolto in strada dagli operatori della mobilità ed in particolare dalla polizia municipale e dai tassisti. Un'iniziativa che coinvolge quindi l'Associazione degli Albergatori, l'Assessorato alla Mobilità, l'Assessorato Cultura e Turismo del Comando Polizia Municipale. I vincitori sono stati individuati da una commissione che ha esaminato le numerose segnalazioni pervenute da turisti e cittadini e dai primi 10 classificati è stato rilasciato un attestato di merito. Per persone che si sono messe in evidenza per comportamenti esemplari, per categorie di lavoratori che stanno in prima linea ogni giorno, perché fare il tassista e il poliziotto municipale in generale non è facile a Napoli, e anche per sottolineare che accanto a comportamenti certe volte non positivi che vengono sottolineati ci stanno ogni giorno tanti comportamenti normali o addirittura esemplari. Un bel segnale, nella speranza che sempre di più insieme si può contribuire a dare un'immagine sempre migliore di una città efficiente, con categorie di lavoratori in prima linea che ci aiutano a rappresentare Napoli sempre meglio.